Esce con me. Buongiorno, bentrovati con la nostra rubrica quotidiana di approfondimento sull'attualità meridiana. Allora, una donna per la prima volta a capo del VIS. Il VIS che cos'è? È una ONG salesiana impegnata da 25 anni in tutto il mondo. Si tratta del volontariato internazionale per lo sviluppo. Allora, la donna di cui vi parlavo è Carola Carazzone, avvocato, portavoce del Comitato Promozione e Protezione dei diritti umani, è qui in studio con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, quest'anno l'associazione compie 25 anni, quindi è una data importante. Ci spiega qual è intanto il campo d'azione del VIS, che è impegnato moltissimo, diciamo, la sua attività si concentra molto nell'America Latina, nell'Africa, nell'Estremo Oriente. Il VIS ha una specializzazione precisa sull'educazione, quindi il VIS opera nel settore educativo a tanti livelli, quindi educazione primaria ma anche formazione professionale, anche alfabetizzazione di adulti, ma soprattutto ovviamente come ONG salesiana ragazzi e giovani, in particolare bambini in situazioni di strada. Quindi l'educazione è il settore principale. Sì. Affrontiamo un tema di attualità. Lei per esempio come valuta anche la presenza degli immigrati nel nostro paese? Negli ultimi mesi si è tanto sentito parlare delle rivolte nel Maghreb e quindi questi barconi di immigrati che sono giunti sulle coste italiane. Ecco, gli immigrati possono essere un'opportunità di crescita, di sviluppo anche per l'Italia e per l'Europa? Assolutamente sì. I migranti fuggono da una povertà che non è una povertà soltanto in senso economico, la povertà anche di democrazia, di diritti umani, di diritti fondamentali. Noi siamo stati un popolo di emigranti per decenni, in varie ondate, e sicuramente oggi possiamo essere un popolo che accoglie in una prospettiva anche proprio di sviluppo per il nostro paese, migranti e richiedenti asilo. Allora io le chiederei, Carola Carazzone, di restare con noi perché sì, tra poco torneremo a parlare del VIS, dell'impegno del VIS nel mondo. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha informato il Consiglio Superiore della Magistratura che la giornata delle vittime del terrorismo del 9 maggio sarà dedicata quest'anno alla memoria dei 10 magistrati uccisi dal terrorismo durante gli anni di piombo. La decisione, ha affermato Napolitano, è una risposta all'ignobile provocazione dei manifesti affissi a Milano, definiti un'intollerabile offesa alle vittime delle Brigate Rosse. Qualche giorno fa, infatti, per le vie di Milano sono apparsi alcuni manifesti con su scritto via le BR dalle procure. Ne vogliamo parlare con l'onorevole Giovanni Bachelet, presidente del forum sulla scuola del Partito Democratico, collegato da Montecitorio. Buongiorno onorevole Giovanni Bachelet, presidente del forum sulla scuola del PD, per essere stato con noi. Grazie. Grazie. Torniamo allora a parlare con la nostra ospite in studio, Carola Carazzone, dell'attività, dell'impegno della VIS, il volontariato internazionale per lo sviluppo. Avevamo cominciato la nostra chiacchierata prima di intervistare l'onorevole Bachelet. Lei dunque è la prima volta, possiamo dire, che una donna viene nominata a capo del volontariato internazionale per lo sviluppo, anche nel terzo settore. Forse le donne non ricoprono quei ruoli chiave, diciamo, di spicco, di primo piano, quindi lei nel suo caso smentisce questa statistica? Direi purtroppo in Italia anche il terzo settore non fa eccezione, quindi le donne nel terzo settore rappresentano la percentuale più alta come impiegate e lavoratrici, però poi nella dirigenza, nei ruoli politici e direttivi dirigenziali no, sono un'assoluta minoranza. Lei come se lo spiega? Come si spiega questa... questo ruolo di secondo o terzo piano che viene assegnato alle donne anche nel settore del volontariato, dove diciamo magari le gerarchie dovrebbero essere meno pressanti, meno forti?
Le ragioni del soffitto di vetro in Italia, il glass ceiling, sono abbastanza note, anche abbastanza studiate, e sicuramente sono dei percorsi di discriminazione della donna che sono purtroppo ancora attuali in Italia, a livello di famiglia, a livello di quello che in gergo tecnico si chiama lavoro non pagato, e quindi il carico che una donna ha da svolgere oltre al lavoro retribuito nella casa, nella famiglia, in tutti i lavori di cura, no? Dei bambini, degli anziani, eccetera, eccetera. La difficoltà che una donna ha a fare trasferta, a fare missioni all'estero, a fare tante di quelle cose che sono richieste soprattutto nel settore in cui opero, che è quello della cooperazione allo sviluppo, per cui è ovviamente anche il fatto di muoversi, di andare all'estero, di andare in paesi poveri in missione, in monitoraggio di progetti in corso, è ovviamente un requisito. Ecco, mi interessava approfondire con lei l'aspetto dei diritti umani, in quanto lei è portavoce del Comitato Promozione e Protezione dei Diritti Umani. Ecco, in questo momento nel mondo ci sono paesi, per esempio l'attualità ci sta facendo vedere questo Nord Africa, no? Dove i diritti umani sono stati calpestati per tanti anni proprio a causa di regimi o comunque di governi che hanno, non hanno dato sufficiente importanza alle libertà democratiche. Adesso qualcosa sta cambiando, è un popolo che si sta risvegliando, quindi la conquista dei diritti umani parte dal basso. La conquista dei diritti umani parte dal basso, assolutamente. I diritti umani non si possono imporre, così come non si possono insegnare dall'alto verso il basso. I diritti umani partono dal basso, sono senz'altro, si costruiscono attraverso il dialogo. Facciamo solo attenzione a non fare l'errore di pensare che ci siano alcuni paesi che possiamo bollare come violatori e altri no, nel senso che non mi sentirei di dire che un solo paese al mondo sia immune dal poter promuovere o proteggere maggiormente i diritti umani, e l'Italia sicuramente anche tra questi. Ecco, tra i paesi del Nord Africa dov'è che lei crede l'affermazione delle libertà democratiche si avvierà nel più breve tempo? Ma stiamo guardando e seguendo con molta attenzione per esempio l'Egitto, dove comunque c'è una risposta abbastanza positiva da parte anche della base dell'associazionismo. Allora io ringrazio Carola Carazzone, avvocato portavoce del Comitato Promozione e Protezione dei Diritti Umani, per essere stata con noi. Grazie. E ora andiamo.